ritrovarti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Si laurea in giurisprudenza alla Statale di Milano nel 2013, ma dopo 10 mesi l'Ateneo decide di annullare la laurea e tutta la sua carriera universitaria. Il motivo è questo: lo studente aveva autocertificato di essersi diplomato al liceo Giacomo Leopardi di Torre del Greco, una scuola che però non era riconosciuta e rilasciava dei titoli falsi, a insaputa dello studente. Il Consiglio di Stato ha però riconosciuto la validità della laurea, sostenendo che il ragazzo è stato truffato ma ha agito in buona fede. Il caso è forse l'unico nella storia dell'istruzione in Italia, cioè un laureato senza diploma. Tu cosa ne pensi di quanto è successo? Non saprei, dipende da quanto fosse in buona fede. Non sono così convinta che non fosse consapevole del fatto che comunque la scuola rilasciasse dei titoli non propriamente certificati. Per cui ha dichiarato qualcosa che probabilmente sapeva fosse sbagliato, quindi non sono particolarmente d'accordo. E tu con chi ti trovi più d'accordo? Con la decisione presa dall'università di annullare la laurea o con quella presa dal Consiglio di Stato? Non saprei annullare la laurea, perché comunque se sei laureato avrà superato degli esami, magari avrebbe dovuto rifare un esame, un diploma, non saprei, una maturità a parte, non so, un'altra maturità. Quindi avresti mantenuto la laurea, ma gli avresti fatto rifare la maturità, diciamo. Se non avessi rifatto la maturità, avrebbe perso anche la laurea, diciamo. È abbastanza difficile poter dare un'opinione, perché si presume che la persona sia in buona fede. Però io faccio l'insegnante, quindi sono un po' dentro al discorso. E comunque uno quando autocertifica qualcosa deve anche essere sicuro di quello che sta autocertificando. Cioè, è chiaro, è stato in questo caso truffato, però si deve informare in relazione a quello che sta autocertificando, perché comunque la legge prevede che tu sei responsabile, se dichiari il falso sei perseguibile. Per cui è abbastanza difficile dare un'opinione. Poi se il Consiglio di Stato si è espresso così, loro hanno gli strumenti giuridici per farlo sicuramente. Ripeto, è difficile, non saprei dire se è giusto o non è giusto. È chiaro che questa persona, avendo poi fatto un corso di laurea e quindi avendo sostenuto gli esami, comunque poi il suo lavoro l'ha fatto, ecco, quindi può essere che almeno dal punto di vista, se non giuridico, quantomeno umano, sia anche giusto che gli venga riconosciuto il titolo per il quale si è laureato. E secondo me, cioè, è giusto che lo Stato ha riferito questo. Se è stato truffato è un suo diritto ottenere nuova laurea. In linea generale, lei trova giusto che in ambito universitario l'aver conseguito un diploma sia un requisito d'accesso così fondamentale? Sì, c'è un pregresso, una carriera scolastica che si deve percorrere, perché non è soltanto una questione di un titolo, è questione anche di un livello di preparazione che tu acquisisci nel corso del tempo. E quindi se io dalle medie poi non faccio più niente e passo all'università, ci sono 5 anni che comunque andrebbero colmati in una scuola anche privata o parificata o dando degli esami da privatista, però questo percorso deve essere sicuramente compiuto. Già si lamentano molto in università che i ragazzi oggi arrivano poco preparati, se poi non hanno neanche magari una qualifica che attesti questa loro preparazione, manca qualcosa, manca qualche passaggio secondo me. Sì, perché è un prerequisito, è necessario che tu abbia fatto alcuni studi per poter arrivare alla laurea, cioè all'università e poi alla laurea. Secondo me sì, potrebbero provarci, poi se non ce la fanno sta a loro continuare o ritirarsi. Poi secondo me avere d'obbligo un diploma non è proprio la cosa più giusta del mondo, quindi potrebbero provarci anche non avendocelo. Poi se non ce la fanno si ritirano. Quindi per me andrebbe bene anche senza un diploma.